Buongiorno Amedeo. Ciao. Come va? Tutto bene? Che cosa stai leggendo di bello? Ci sono novità interessanti in ambito sportivo? Ma sì, in ambito sportivo e anche non solo in ambito sportivo. E soprattutto è importante leggere i giornali, viva i giornali. Giustamente. Viva la carta, i giornali comprati e acquistati, perché nell'epoca dei siti, forse anche troppi siti, e dei social, chiaramente i giornali vivono un momento anche di crisi. Qual è stata la diretta che ti ha emozionato maggiormente? Ma forse è legata a un grande evento per l'Italia sportiva, la conquista del titolo mondiale nel 2006. Io facevo la VIP position, si presenta il capo dello Stato, Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che mi concesse un'intervista esclusiva prima della finale. Però appena partito un break pubblicitario, Napolitano dopo 30 secondi mi disse: ma non è che mi prendono il posto magari la Merkel o Bill Clinton, che era lì ospite d'onore? Al che abbiamo detto: no, registriamo questa intervista al Presidente della Repubblica, la mandiamo in onda appena finito il break pubblicitario, insomma. E questa è una cosa che ricordo anche per la personalità che coinvolge. Rimane anche nella storia. Sì. Ma quale sarà stato il suo primo lavoro? Dalle parole di Amedeo Moria a Roberta Ferrari è chiaro che per raccontare lo sport ci vuole passione, tanta passione. Benvenuto Amedeo. Grazie, buongiorno, grazie per l'invito. Allora, immeritato, troppo. Scioglici un dubbio. Sì. Che differenza c'è tra il giornalista sportivo della carta stampata e il giornalista televisivo? Ah, non deve esserci differenza, perché il giornalista è giornalista sempre, tout court, qualsiasi cosa di cui si applichi. Chiaramente il linguaggio sportivo applicato alla televisione è diverso, molto più immediato, molto più legato soprattutto ai fatti che si vedono, alla visione, quindi deve essere un racconto, un supporto soltanto a quello che gli spettatori vedono. Per quanto riguarda invece la scrittura, chiaramente forse occorrono delle capacità maggiori di affabulazione per quanto riguarda per l'appunto lo scritto, però anche il linguaggio televisivo e anche il linguaggio scritto dei giornali adesso è cambiato, quindi frasi brevi, frasi incisive, i grandi maestri poi sono sempre gli stessi, penso, ai quali noi comunque più anziani ci siamo ispirati, da Montanelli a Biagi a Giorgio Bocca. Tu hai fatto anche il conduttore. 5 anni ad Uno Mattina, se non sbaglio. Sì, ho fatto 6 anni di Uno Mattina, soprattutto i fratelli, complessivamente diciamo 500 puntate di conduzione. Tantissime. Ecco, che doti servono in questo caso? Beh, è quello che fai tu, le tue doti, insomma, le tue doti. No, però voglio saperlo da te, da un professionista. Di Tiberio Timberi, insomma, che siete bravissimi. Beh, a parte questo, un certo funambulismo, perché lo sapete, si passa, soprattutto in questi grandi contenitori, tipo Uno Mattina, si passa da un argomento all'altro, si passa dalla cronaca allo spettacolo, alla politica, alla cronaca nera, alla cronaca bianca, magari si tocca anche lo sport, e quindi bisogna studiare molto, capire i tanti ospiti che hai, e soprattutto poterli affrontare con serenità ma anche con competenza. Chiaro che a volte c'è un tasso di superficialità dovuto al fatto che magari in una giornata, in 3 ore di conduzione, affronti 6-7 argomenti e magari non riesci a approfondirli tutti. Non riesci ad approfondirli tutti e magari hai 40 ospiti. Difatti io in 500 puntate di Una Mattina avevo fatto un calcolo, ho conosciuto circa 20.000 persone. A volte mi capita di incontrare qualcuno e non te le ricordi. Io fui ospite suo 25 anni fa. Sì, certo. Ricordo, come no, mi ricordo benissimo, no, invece non è così. Anche. Senti, questa, Amedeo, è la parte che conosciamo tutti, nota al pubblico, mentre invece c'è quella che in realtà gran parte delle persone, me compresa, non sanno. Qual è il tuo primissimo lavoro, quello con cui hai guadagnato i primi soldi? Ma è stata una sorta di sfida, avevo 19-20 anni quando mi ero trasferito da Ivrea a Torino per fare l'università, per iscrivermi a lettere e filosofia. Ebbene, era una sfida un po' a me stesso, mi ero trasferito a casa in via Vanchiglia a Torino da mia zia. E c'entrava qualcosa con quello che fai adesso? No, no, assolutamente no. No, volevo guadagnare qualcosa, non è che ne avessi un bisogno estremo, per mia fortuna, mio padre è medico di guadagno, però è una sfida per volevi stessa. Essere indipendente e andai a lavorare per alcune settimane ai mercati generali a Porta Palazzo, che era, fra parentesi, per chi conosce Torino, vicino a via Vanchiglia. Anche faticoso. È una bellissima zona, Borgo d'Oro, dove c'è Porta Palatina, vicino del Duomo con la Santa Sindone, è il più grande mercato forse europeo anche come estensione, e i mercati sono sempre belli perché sono pieni di colori, di profumi, di sapori. Di gente. E allora, per sapere di più di quando Amedeo faceva il factotum ai mercati generali, Roberta Ferrari ha chiesto ad un testimone di quei tempi. Allora, sentiamo che cosa ci racconta in questo filmato con la regia di Riccardo Nisini.
chi l'avrebbe detto che l'Amedeo timido, insicuro, che ho conosciuto ragazzo tanti anni fa, sarebbe diventato l'Amedeo spigliato, accattivante di oggi? Ciao Attilio! Oh, ciao Roberta! Senti, tu hai conosciuto il nostro Amedeo quando era giovanissimo. Giovanissimo. Ma che ragazzo era? Era un po' timido, vero? Era molto timido, però già si vedeva che aveva una marcia in più rispetto agli altri ragazzi. Ah, per cui intuivi che sarebbe diventato un grande personaggio? Probabilmente, sì. Già c'era qualche, in germe, qualche cosa. Secondo te come mai ha deciso di lavorare per qualche tempo al mercato comunale? Beh, i ragazzi di allora, per non gravare sui genitori, cercavano qualche lavoretto e il mercato in generale era il tipico esempio per poter lavorare. Poi voi vi siete persi per un periodo, adesso vi siete ritrovati, che effetto ti ha fatto rivederlo? Vecchi ricordi, anche in questo luogo mi ricordo i fatti della gioventù, è stato molto bello. E poi il nostro Amedeo, diciamolo, è rimasto il ragazzo di sempre. Di allora, sì. L'avvocato d'amico Amedeo, un amico di nome di fatto che si conosce molto bene, a quanto abbiamo visto. Sì, che è anche il mio complice, insomma, il mio complice in tante cose, ci divertiamo molto. Poi lui è un uomo di grande cultura, probabilmente una memoria molto più feroce della mia. Lui è un grande latinista, sa tutti i proverbi latini. E per quanto riguarda questa tua voglia di fare un lavoro da operaio, c'era già, insomma, un po' nel clima di quegli anni? Ma si conciliava anche scaricare le cassette ai mercati generali di frutta e verdura, soprattutto di frutta e verdura, e conciliava anche la mia voglia di fare sport di allora, perché io ero abbastanza uno sportivo, correvo, facevo i 400 ostacoli, però in effetti mi rafforzavo, per cui univo l'utile della paghetta, del guadagno, anche allo sport, a un'attività comunque sana. E poi c'era anche questo fatto, io leggevo sempre da piccolo che uno diventava presidente degli Stati Uniti soltanto se aveva fatto almeno 20 mestieri. Io non avevo l'aspirazione di diventare presidente degli Stati Uniti né dell'Italia. Vabbè. Però mi piaceva fare tante cose, anche perché dico sempre, chi non sa fare niente come me prova a fare tante cose, insomma. Prendi l'arte e mettila da parte. Bravo. Vediamo come te la caveresti però oggi, Amedeo, a fare l'aiutante di campo in un mercato. Vediamo. Secondo voi il nostro Amedeo viene accettato come aiutante? Sembrerebbe di sì. Cara signora, ci penso io, la servo io immediatamente. Allora lei preferisce, mi indicava le arance. Allora, cominciamo con le arance più rosse, anche un po' meno rosse, sembrano dei limoni, che passano, però io vorrei consigliarle i kiwi sono di moda, oramai vanno molto di moda da alcuni decenni, che passano la palla. Amedeo, sei riuscito a fare la cronaca anche qui? Ma sì, vabbè, chiaramente le cassette di frutta le conosco bene, poi uno ricorda le cose del passato. Insomma, devo dire che sei stato bravissimo, però io ti preferisco in Rai con noi. Vabbè. Operazione riuscitissima, però Amedeo, scusami, e poi come sei entrato nel mondo del giornalismo? Ma io ho avuto la fortuna di entrare giovane, forse ero fra i 5 o 6 più giovani giornalisti d'Italia, perché a 22 anni ero già assunto. Io mi occupavo di sport, di me stesso, quando ero alla Sentinella del Canavese, che era un giornale di Ivrea. Poi a Torino ho conosciuto alcune persone che mi hanno avvicinato. Era un giovane giornalista che si occupava di bocce, che mi ha avvicinato alla redazione sportiva, Franco Colombo, la Gazzetta del Popolo. Allora fra i miei colleghi c'era anche Ezio Mauro, che poi è stato per tanti anni, fino a poco tempo fa, direttore di Repubblica. Ho cominciato con, sono stato assunto a 22 anni, per questo ho una lunga anzianità di carriera. Poi sono entrato in Rai nell'87, a TG1, poi a Respond. E poi una carriera lunghissima, nella quale però non ti sei fatto mancare niente, perché hai fatto anche qualche piccola esperienza nel cinema e nel teatro. Ma come mai? Cioè, per esperienza, divertimento, per cambiare? Mi hanno coinvolto, forse all'inizio per prendermi in giro, ho fatto qualcosina a teatro, fra cui per esempio Carlotta Suei, Il colpo della strega di John Grant, che era molto divertente. Ho fatto qualche sceneggiatino all'ultimo rigore, alcuni a carattere sportivo, altre no, Conte di Melisse. Ho fatto anche Annarè con Gigi D'Alessio. L'allenatore nel pallone 2, in cui facevo me stesso, peraltro, insomma. Grazie, allora Amedeo. Grazie a voi. Goria, ci hai fatto capire quanto vale, quanto è importante l'entusiasmo. L'entusiasmo
fate, datevi da fare, non scoraggiatevi mai, soprattutto i ragazzi che magari ci stanno sentendo e che magari vogliono fare i giornalisti. Tenete grazie duro. Per questo consiglio. Grazie. Ciao.